Prima di tutto dobbiamo ritornare fiducia dei cittadini nella politica, quindi io credo che dovremmo avere degli assessori esterni alla giunta e ai partiti e non tutti nominati dai partiti ma anche dai mondi produttivi, dall'università, dal terzo settore. Secondo, sempre sulla macchina organizzativa istituzionale, dobbiamo chiedere ai funzionari di rinunciare al loro premio e di istituire un fondo per il lavoro giovanile per sostenere il servizio civile dei giovani in città. Servizio civile che possa andare ad aiutare la città animandola, animando i luoghi, le piazze, i luoghi di ritrovo e aiutando i nonni vigili ad avere percorsi protetti, piazze più sicure per le donne, le ragazze, le persone che di sera ad esempio passano alla stazione piuttosto che in altri luoghi. Altra questione importante è chiedere ai nostri parlamentari eletti in Parlamento, in Camera e Senato di essere costantemente al tavolo con il sindaco per aggiornare su che cosa stanno facendo per il taglio delle pensioni d'oro, per il taglio delle retribuzioni.